Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Chiamaro 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di cucina, però oggi vi faccio sbomballare. Cioè ve lo dico, oggi facciamo un HS da 2,20, paro. Vi presento i toast orientali, giapponesi, fritti, ripieni di tartare, di salmone, avocado e mango. Cioè una roba fuori di testa. Vieni qua, te lo dico a bassa voce. Sicuramente lo potresti anche fare al forno, secondo me. Cioè fai la stessa cosa che facciamo oggi al forno, viene un pochino meno, no? Lido e corrotto, però oggi facciamo la ricetta originale. Quindi ho detto una cosa ad alcuni amici, state tranquilli, non è una cosa che vi interessa. Vi ricordate che l'altro giorno abbiamo fatto il panino con il pollo, quello là, la salsa yuzu, quella roba là. L'olio non l'ho buttato, l'ho filtrato e oggi lo utilizziamo. Tra l'altro in questo momento, amore mio, noi dovremmo stare in Giappone. Ma dovremmo stare in Giappone da una settimana e mezza. Cioè è una roba pazzesca. Vieni qua, tanto gli ingredienti sono pochissimi ragazzi. Un avocado, un mango, del pan carré, del salmone e abbiamo un po' di salse, che può essere quella spicy spasa, la salsa di soia e la salsa sauce, quella sushi, quella un pochino densa, dai, quella zuccherosa. Ah, ecco che mi sono dimenticato, ma la mia assistente andrà subito. A meno che non ce l'abbiamo qua. È impossibile che non ci stanno i stuzzicadenti qua, pensa che stanno questi. Regà, prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Chiamaro 89, un bel commentino, mi raccomando. Vi munite di stuzzicadenti, io questa ricetta l'ho vista su TikTok e non è che me la son studiata, ma quando mai, faccio sempre cose un po' a cazzo di cane. Vi munite di un bel e bisogna semplicemente andare ad appiattire questa roba qua, vedete, le andate a appiattire. Fatto questo dovremmo riuscire a sfogliarli, ok, perché li abbiamo resi semplicemente più sottili. Fatto questo dovrebbe essere semplice, perché io non me lo ricordo, ma dovrebbe essere semplice. Dovremmo fare di questo. Tipo se andassimo a creare un cannolo. Che poi questi potremmo anche chiamarli cannoli, fritti e via dicendo. Vabbè, ma tanto sapete che poi i titoli li do sempre all'ultimo. Se voi avete un titolo figo per questo video, scrivetelo qui sotto nei commenti. E se trovo veramente quello migliore del mio come titolo, lo sostituisco. Vediamo, dai, perché secondo me ci avete un po' più di inventiva voi. Vedete? Regà, se l'ho fatto io, lo potete fare pure voi. Proviamo ad andare in frittura. Proverei con uno. Anzi, in realtà, facciamo così. Prendete un pezzettino di pane e proviamo a metterlo dentro. No, no, ci siamo. Avete visto bene quello che è successo? Questo si fa sempre. Ovviamente io sono abbastanza sicuro che in realtà oggi ci andava più olio, quindi lo vado a rabboccare, ragazzi. Non mi va di fare le cose fatte male. Ci proviamo, eh? Io non garantisco niente. Io non avendola mai fatta sta ricetta, e ripeto, mai fatta, improvviso parecchio. Proviamo a cuocere sta robetta qua. Voglio vedere se ci riesco. Vediamo un po', ragazzi, sicuramente se avessi avuto la possibilità di fare proprio immersione sarebbero stati più semplici da fare, ma io cerco sempre di non sprecare il cibo e vediamo un pochetto se riusciamo a fare tutto. Per esempio questo secondo me è venuto meglio, vediamo gli altri, nel mentre andiamo a girare, va, via, non è detto ma rischiamo di farcela, quindi andiamo a girare. No, no, ma vanno bene, in realtà è meglio questo, lo sai? Eh sì, poi ti faccio vedere anche perché. Perché è rimasto più cannolo e c'entra più roba dentro. Hai capito? Mi piacerebbe dirvi che questa è una ricetta estiva. È un po' pesantina, sicuramente sarà anche un bel po' untina. Però che fai, te ne privi? Non me ne privo, vedi, questo qui, sì, è figo, ma non è venuto bene. Perché, hai capito come? Se dove alza, invece questo... Questo qua è praticamente perfetto. Ma infatti se tu vedi, io non è che sto proprio stupidino, perché ne ho fatti tre, ma me ne è rimasto un altro. Come lo tengo un pochino più aperto? Allora, o lo friggo direttamente. Se noi facciamo di questo e lo reggiamo qua, mi viene molto più cannolo. Ragazzi, io spesso e volentieri questi video li faccio così con voi perché voglio che io e voi impariamo insieme.
Sembrano cavolate, regà, ma invece è importante. Ok, io direi che ci siamo. Oh, regà, ripeto. Ma poi sti cazzi. Cioè, nel senso, secondo me sono comunque venuti. E ce li abbiamo qua. E li portiamo di qua. Togliamo lo stuzzicadente. Due ce l'abbiamo un pochino più alti. Che magari li devo fare un po' più meno fini, regà. Cioè, le incognite sono veramente tantissime. Però vi posso dire che secondo me sono molto belli. Fatto questo, mango buonissimo. Calcolate che sì, io e Veronica cerchiamo di stare a dieta. Però uno deve fare i video, che dobbiamo fare? Lo andiamo a tagliare. Ovviamente prima magari Mirko lo dovevi pelare, che era tutta un'altra cosa. Ovviamente per la scelta del mango dovete andare a tastare il mango stesso quando lo andate a prendere, e deve essere un pochino morbido, perché se è troppo duro il restante del mango ve lo mangiate a mozzichi, e non sto scherzando. Avocado, stessa cosa, dovete andare a tastare, deve essere un minimo morbido. Se non è un minimo morbido, lasciate perdere. Se è troppo morbido, lasciate perdere. Deve essere sempre una via di mezzo. Lo aprite, vedete, abbiamo scelto un buon avocado. Vi ricordate che prima tutti facevano così, con il rischio che te tagliavi la mano e tutte queste cose? Poi ovviamente dovreste fare così, ma consiglio mio, voi spingete e non vi fate male ed esce il seme. Tra l'altro, vi ricordate che sul canale vi ho fatto vedere come far crescere una piantina di avocado. Tra l'altro, se voi guardate qua, questo già c'ha il piripuzzetto della radice, quindi praticamente se noi in questo momento questo lo mettiamo dentro l'acqua, crescerebbe senza problemi. Poi un giorno lo rifacciamo quel video, che mi ricordo che vi era piaciuto. Dobbiamo andare a tirarci fuori il nostro avocado, e quindi lo andiamo a sbucciare. Adesso il nostro avocado dobbiamo tagliarlo dove possibile a cubetti. Ricordatevi che l'avocado sì, è un frutto, inquina anche abbastanza come le banane. Io so che magari a voi queste cose non vi interessano, però ricordatevi che comunque è abbastanza calorico. Ve lo dico, magari non vi interessava, anche perché uno mi dice ci sta a fa a vegge roba, che roba fritta, sta a pensare all'avocado che è calorico. C'è ragione. E andiamo a tagliare anche il nostro mango. Mi è venuta un'idea adesso, lo voglio gestire come se fosse un cannolo. Che cosa significa? Tu c'hai presente quando tu fai il cannolo, da una parte c'ha la granella e da una parte c'ha la cioccolata? Lo voglio gestire così. La cosa bella di quando io cucino per voi, insieme a voi e con voi e vostra madre e vostra sorella, mi vengono le idee nel mentre. Allora, salmone che mi è costato una fiondata di soldi, non credo neanche minimamente che questo video riuscirà a ridarmi i soldi di questa spesa. Sai, mi facesse 100.000 visi del video. Purtroppo, ragazzi, questo è un momentaccio, dico la verità, sperando che voi lasciate un bel pollicione in su e un bel commentino, che mi fa solo che piacere. E andiamo a fare sempre pure qua una sottospecie, regà, di tartar. Mi raccomando, con i coltelli, se non siete capaci e non ve la sentite, fatevi aiutare, ok? Mi raccomando, eh? E vi fate praticamente la linea, così si chiama, cioè praticamente ci andiamo a preparare tutti quanti gli ingredienti. Ovvio, potreste mettere anche della Philadelphia qua, eh? Cioè potreste fare tipo i nigiri, cioè c'è presente, fai la ciuffetto di Philadelphia, cioè potreste fare un sacco di cose. Io attualmente non lo faccio, però si può fare. Io farei che nel salmone ci andiamo a mettere un pizzico di salsa di soia, e adesso ci sarebbe da montare il tutto. Quindi prendiamo il nostro taglierino e andiamo a prendere il primo. Statemi a sentire, ripeto, è tutto un dire, tutto un fare. Vediamo un attimo come riesco a cavarmela in questa situazione. Quindi ci andiamo a mettere del salmone dentro. Quindi voglio che un po' di salmone mi esca sia da una parte e sia dall'altra, e vada a caricare centrale. D'accordo? Perfetto. Andiamo a prendere il nostro avocado e lo vado a mettere da una parte. Ditemi com'è, a me sembra caruccetto, poi non so, magari sono brutti, io adesso non l'ho visti esattamente così, ma li voglio proporre così, che secondo me sono carinissimi. E andiamo a fare
anche gli altri. Ci vorrà un po' di tempo, ve lo dico. Vedete, raga, comunque stavo a parlare con Veronica. Io comunque mi faccio ispirare da dei video che vedo, però poi ripersonalizzo completamente tutto, capito? Sta roba, vi giuro, io non l'ho vista da nessuna parte, ma è bellissima! Posso dire la verità che sono stupendi? Bravo me, bravo me, bravo me. Vedete, questo qua, per esempio, c'ha una bella tasca e io, vedi, vado a inculcare bene bene dentro. Cioè, non è che ci dobbiamo aver paura, regà, eh. Alla fine, se voi fate queste cose a chi volete bene, ma pure per voi stessi, e ogni tanto vi concedete ste cose, regà, secondo me è solamente bello, fidatemi. Sembrano molto buoni, effettivamente parlando. Sembrano molto, molto buoni. Prima di fare cose, vedete, io ho due taglieri in questo momento, no? Poi, secondo me, tre è il numero perfetto. E poi, a parte gli scherzi, in cucina si utilizza sempre il numero dispari. Non so se lo sapevate, ma in un ristorante decente i tortellini sono sempre dispari, i paccheri sono sempre dispari. È una cosa, ma pure per scena, il disparo è meglio. Allora, prima di andarli a mettere sul nostro vassoio di portata, la mia idea era questa. Vediamo se ci riesco, eh. Ok, però lo so che c'è un po' di spreco, me ne rendo conto, ma guardate quanto sono belli. Regà, posso dire la verità? Se avessi un'hamburgeria, un posto mio, io questi ve li metterei sul menù. Non so come chiamarli, non so il costo. No, però deve essere questa la Ciccio Kever 89. Questo è tipo il cannono, il cannolo orientale alla Ciccio Kever 89. Figa, vedi, mi è venuto il nome, ma io vi invito sempre a dare un nome migliore del mio e vi giuro che lo cambio. Allora, che fai? Te ne prendi uno. Questo è veramente un cannolo incredibile. Il cannolo orientale alla Ciccio Kever 89. C'ha un profumo che non ve sto di. Poi qua ci potreste mettere un po' di erbetta, cipollina che non c'ho. Raga, vado? Vado. Alla nostra, alla vostra. Mi raccomando, un bel like, un bel commentino. Andiamo? Porca puttana. Guarda. Poi arrivate a questo momento. Che fate voi? Lo spezzate a metà. Rimpolpate sia di uno e sia di un altro. E fate il boccone. Ragazzi, è incredibile. Uno dice, sì, è un po' unto, ma fidatevi. Non si sente. È incredibile. Buono. Buono. Da impazzire. In particolar modo, per me, quando prendi il mango, ti dà quella dolcezza. Cioè, per esempio, io questo piatto lo accompagnerei anche con dei pezzetti di mango fatti a strisce grossi. Che è l'apoteosi. È l'apoteosi di questo piatto. Spero che il video vi sia piaciuto. Allora, il fritto si sente, ma non è devastante. Non so come sia possibile. Raga, è una roba incredibile. Provateli. Sicuramente vengono anche al forno. Al prossimo appuntamento, al prossimo 89. Ciao, ragazzi.